povera presidente, che è il signor Andrea Passacci, che è uno chef molto conosciuto, non solo per Direttivo, ma è titolare del ristorante Lo Stallo. Del ristorante Lo Stallo, e quindi la persona di pregio che dà valorizzazione insieme anche agli altri naturalmente al nostro concorso. Vicino c'è il signor Franco Golelli, che anche lui è uno chef, aveva anche lui il titolare, credo, non so ancora se lo è, di un ristorante a Porta d'Aste, quindi anche lui è una persona di pregio. Una parte di questo qua e poi ognuno si serve da questo piattino. Dobbiamo assaggiare tutto. No, un cucchiaino, io lo metto tutto qua l'assaggio e l'altro. Tutto qua nel senso che non prende qualcosa. Allora, dici lei. Dai. Dato, si va da pure a sedere, signora. Anzi no, scusi, lei era qui, scusate, ci vedo un po' di luci. Paola, puoi accendere un po' di luci? Allora, questo però come, che numero è questo? Quindi può darci, dirci un po' la preparazione? La preparazione è, innanzitutto si prepara il brodo per poi cuocere. Fa un soffritto, io faccio un soffritto di cipolla, metto il riso. Vorrebbero sentirla tutti però, la signora dice che fa un soffritto di cipolla. Soffritto di cipolla, riso e poi vino bianco. Presidente, guarda la signora, va bene, si può accomodare allora. La presentazione della presentazione. Bravo. Vuoi cominciare tu, Rita, ad assaggiare? Prego. Io metto questo. Sì. Numero uno, allora, la signora si chiama Orietta Nespolo. Orietta Nespolo. Sì, aspetti, signora, si trova di lì, che adesso poi ci spiega che cosa ha fatto. Mimmo. Ho i carne, ho curaia di brodo. Ho fatto un impasto con la farina di mais, o si può usare? Si può usare anche il semolino come si vuole, parmigiano, uova e burro. Una volta fatto l'impasto, lo cuoco al forno, quando la tortina è fredda, si taglia prima a striscioline e poi a cubetti e se ne mette la quantità desiderata nel brodo. Bene. Ma detto, avete attenzione, forse non ho seguito. Finisco di mangiare.
colpo sulla schiena. Non vorrei parlare. No. La pasta reale l'ha fatta lei? Sì, sì, certo. E come l'ha fatta? Ho impastato. Ecco, non ho capito. Allora, sì. Ho impastato le uova, la farina di mais, il parmigiano, il burro, ho fatto tutto l'impasto con la frusta, miscelato come è possibile. E poi messa nel forno la torta. Una torta? Sì, sì, una torta con il cucchiaio, grazie. Con il cucchiaio, l'osso del cucchiaio l'ho spalmata bene sulla teglia. Quando era fredda, l'ho tagliata in cucciolini e poi a cubetti. Avete qualche domanda da fare alla signora? Brodo solito, no, brodo di carne, però perché il brodo sia più buono, così mi ha detto, che bisogna buttare la carne all'acqua fredda. È vero proprio? Bisogna buttare sopra la carne. Esatto, a me non si è preso così, con un po' di cipolla, sedano e carta. Aspetti che passo al presidente che voleva fare una domanda. No, dammi un colpo più forte. T'ammazzo. La consistenza della, diciamo, della pasta che ha fatto, se fosse in un modo molto più caldo sarebbe più morbida o no, no, si mantiene così. Tra l'altro a me piace anche mangiarla così. Sì, sì, sì. La sale lo metta pure qua, signora. Ecco, è un peperone di Vienna in agrodolce. Prego. Peperone di Vienna in agrodolce. Secondo quanto è richiesto c'è un ingrediente che è il peperone giallo. Sì, peperone giallo, si possono usare. Ci può dire il contenuto di questo peperone, signora? Sì, c'è il pane bagnato con un po' di aceto, la monica del pane, e poi ci sono parecchi ingredienti, olive, capperi. Capperi, pomodori, gli acciughi, pinoli, uvetta, poi c'è una manciata, poi un po' di prezzemolo tritato, vabbè, poi si deve fare questo impasto, amalgamare bene con un po' di olio. Per amalgamare che cosa ha messo, signora? Ci sono i pomodori che si tagliano. E poi deve essere cotto? No, tanto con l'aceto deve essere lacerato. Quindi sale pochissimo, che ci sono acciughe e capperi, che danno già la puoi mettere gli ingredienti? Allora, pomodori, acciughe, capperi, pinoli, olive, pezzetti, origano, prezzemolo tritato, e c'è una bella che sbaglia le palle. E poi c'è con il sugo dei pomodori di questo impatto, che poi non deve essere tritato, che si deve vedere quello che si mangia. Un attimo, prendiamo la... Bene, grazie. Avete dato la testata alla signora Rietta? No. Siamo qua, vediamo cosa succede. Sedie sul letto di... Scusi, ripeto perché non l'ho capito. Zimino di sedie sul letto di... Costoso. Allora, questo non voleva mica rispondere. La base è appunto sensibile. Si giri verso di loro perché devo sentire. Scusate, devo girare. È il classico zimino che si può anche usare, ecco, per dire con i ceci. Posso aggiungere una cosa? Per chi non lo sapesse, zimino, sapete cosa vuol dire in genovese? Vuol dire zuppa, vuol dire qualche cosa che è di consistenza verdosa
e un po' grassa, va. Forse. E lei cosa perché deriva da salim, che in arabo vuol dire grasso, vuol dire grasso burroso. Quindi lo zimino è un qualcosa di burroso, che in questo caso è diventato meno burroso perché lei l'ha messo su un letto di couscous, e il couscous probabilmente ha assorbito il brodo. In realtà dovrebbe essere quasi una zuppa. Sì, certo. Pensando a quella di volevo aggiungere questo perché magari, come io non lo sapevo, mi sono documentata proprio perché non sono di origine genovese, ma di adozione, perché da quando avevo 3 anni io sono qua a Genova. Però ecco, ci dice allora l'ingrediente. No, sono partito con un, diciamo, chiamiamolo soffritto di cipolla, bietola e sedano, fatta passire, bagnata con un goccino di vino bianco. Dopo di ciò ho fatto andare le sedie tagliate alle scarelle e poi cosa ho aggiunto? Avevo aggiunto un pizzichino di curry, che forse si sentirà, che però mi credo che sia disfatto, però si intravede dentro la storia per fare la ricetta in giallo. Messo i ceci, poi per ultimo i ceci che non si disfasse. Ah, ecco, i ceci, non abbiamo capito i ceci, ci sono. No, ma ci sono anche i ceci, sì, sì. E ho ribagnato di nuovo con un goccino di bianco. Allora, noi andiamo a assaggiare, allora. Assaggiamo. Grazie. Mettiamo qua il microfono. Si accomoda un attimo. Sì, no, no, un momento dopo le diamo la testata, no, dopo che ha finito. No, no, va bene, basta così? Sì, sì, sì. Ma scusa un attimo, non è freddo? Non è freddo? Viene freddo. Io sto gelando. E poi anche forse ci porti il suo piatto? Mi do una mano. Speriamo che riescano ad aggiustare il scaldamento, se no ci fanno morire. Allora, questa è la presentazione. Allora, Luciana, ci dici come è fatto questo piatto? Sono cannelloni ripieni di zucca. Allora, cannelloni all'uovo. E... Già pronti. Ho fatto quella zucca, pezzetti, non tegami, con un proprio soffritto non lo faccio, perché metto l'olio e un po' d'acqua tiepida perché non voglio che fica. Quindi ho messo quella zucca stufata e poi frullata. Ah, e ho messo nella zucca la maggiorana e poi ho fatto la besciamella con latte, farina, burro, sale, la besciamella normale. La zucca, dopo che è frullata, ho messo l'uovo, ho messo parmigiano, ho messo la maggiorana appunto e poi riempio i cannelloni. Faccio un tegame già un po' di besciamella, metto i cannelloni e la maggiorana e la noce moscata nella besciamella. Va bene, grazie, si accomodi un attimo e assaggiamo. Volete tagliare un pezzettino di questo? Sì, grazie. Si gela qua. Però mi richiamano, non so cosa fare. Come? Da un po' di secondo me. Un po' di problema che si deve inserire. E dai, d'altra parte non si può, e non si può se non vedere il primo. No, so fare un po' di ginnastica, va bene, va bene.
passo. Allora, ci fa vedere il piatto bello, signora. È un cuore, giusto? Sì. Un cuore. Spero. È un cuore di che cosa? È una papparese salata di zucca su una. Ma non doveva essere un tronco, mi aveva detto. Sì, c'è stato un piccolo. Ah, perché San Valentino. Ecco. C'è stato un piccolo incidente. Ma non aveva detto che lo scaldava questo? No, scaldava la salsa. Ah, scaldato l'altro. È una salsa. Ok. Ok. Quindi ripetiamo che cos'è di preciso. Allora, all'interno è una papparese salata alla zucca e c'è una frittata di zucca che fa da, diciamo, da cestino, e poi sono patate fritte e rose di patate fritte con filiera. Ecco, ci spieghi, signora, per favore, Peppino, rivolgendosi al pubblico, puoi ripetere tutto quello che hai detto? Io non ho capito nulla, abbia pazienza. L'interno è una papparese salata alla zucca e diciamo, è circondata da una frittata di zucca e patate fritte per, diciamo, per contorno, diciamo, per copertura. Mi scusi, siccome mi pare di aver capito l'altra volta che la sua condizione era data da una rosa di patate, questa rosa che mi è sembrata molto particolare, aver leggendo la sua ricetta, la vorrei spiegare per favore a tutti i giurati e pubblico. Niente, ho tagliato la rosa delle fettine di patate, la mandolina, le sottili. Non parlare più ad alta voce e più lentamente, perché non si capisce, signora. Ho tagliato le patate con la mandolina sottili. Ho formato la rosa con le mani e ho messo su scaliti per tenermi in forma e l'ho fritti in modo violento. La fritti con tutto lo stuzzicadenti? Poi giustamente ho tolto lo stuzzicadenti. Sì, ma non è tanto ovvio, lo deve dire, signora, perché io già quando l'ho capito, perché avevo letto la ricetta, ma non so quanti avessero capito che fuggeva questa rosa insieme allo stuzzicadenti che aveva tenuto insieme la rosa. Siamo. È una cosa molto originale, per carità, però se lei non lo dice nessuno capisce. La salsa che c'è sopra cos'è? È una pasta con rosso formata con dell'arancio, pelo d'arancio, con una puntina di fecola di patata, un rosso d'uovo e stemperare che rimanga bella, diciamo, una crema. Cioè è una salsa all'arancio? Sì. C'era l'arancio nella. Anche l'arancio. Ci sono delle cose che lei ha scritto bene, ma le deve anche spiegare bene, perché non si capisce tanto. E la papparese, per esempio, in che cosa consiste? Ho fatto un caldo, è anche caldo. Questo è l'assaggio, ma quello buono dov'è? Quello da vedere? Ecco, è da vedere, però per vedere non c'è bisogno del caldo. Ecco, questa è la presentazione, passa vista, pure. Vista, grazie. Vista? Se la può riprendere là, poi ritorni qui che ci spiega tutto. È il numero 8. Sì, il numero 8 è Laura Parodi. Laura Parodi. Allora, signora Parodi, ci vuole spiegare bene? Ci dica, signora. Allora, è una pasta fresca fatta in casa. Microfono. Che prepotente. Bella calda, che c'ho freddo. Questa è caldissima. Oh, meno male. Pasta fresca fatta in casa che racchiude un ripieno a base di zucca, funghi secchi, maggiorana, poco aglio, uovo, parmigiano. Si fanno le mezze lune. Allora, la pasta l'ha fatta lei? La pasta l'ho fatta. Oh, e come l'ha fatta questa pasta? Perché io non sapevo allora, per la quantità per racchiudere il ripieno, la pasta leggermente più morbida rispetto alla pasta tradizionale, un uovo o bianco. Io un uovo ogni due ecco, etti di farina, un uovo in questo caso che è fatta più morbida, che si cuoce meglio nella pasta tradizionale più fresca, diciamo, ovviamente un uovo ogni etto di farina. Sì. E
una volta confezionate le mezzalune, si fanno cuocere in acqua salata. Per fare la mezzaluna c'è lo stampo, naturalmente. La mezzaluna semplice, non fa vedete il ripieno sulla soglia, lo chiude, lo abbatte, lo gira con una rotella dentellata e ricava le mezzalune. Poi ho fatto la crema al zafferano facendo prima saltare lo specchio senza condimento. Una volta tolta dal fuoco, ho aggiunto una panna, risciolto lo zafferano in un cucchiaio d'acqua di natura. Ho passato le mezzalune e credo, questa è chiarata un po' troppo, lo giuro. Di sopra è uovo grattugiato. Guarda la tua sciarpa, scusa. Ascolta, è uovo grattugiato questo. No, grattugiato. Forse il cartaceo lo sa. Con lo schiacciapanino che è grattugiato, uovo. No, io lo faccio grattugiato. Passato in un colino a taglie larghe, passato dentro. Buonissima torta di riso. Ma nessuno sa cos'è la torta di riso. Che numero è? È il numero 9, posta Adelia. Cuocere il riso nel latte. Quindi 600 grammi di riso di latte. Fatto cuocere, poi l'acqua avevo preparato la risolità, fatto cuocere nel forno e una volta l'ho passata rotondata e l'ho aggiunta alla... l'ho passata la ricetta della mia torta. Utilizzo della zucca e dello stracchino, gli ingredienti principali e un fiato di cipolla. Un fiato di cipolla, gli ingredienti sono questi. Poi ci si aggiunge il macchiato di maggiorana, che è un must per la vicina questa pappa e zucca, alla quale aggiungo della cipolla fatta, macinare, o tritare, o con la mezzaluna, quello, o semplicemente anche chi è bravo, i grandi chef adesso lo fanno col coltello. Io sono fatto così. E non faccio assolutissima velocità, maggiorana, un po' di sale, un po' di parmigiano, mescolo tutto e in una teglia da forno, ora in forno, pure metto della carta da forno, sotto questa carta da forno, cioè sopra la carta da forno, soglie l'acqua e latte intero e con un bagnato. E quando era quello acqua e latte intero e poi mi sono secondo stato di riso in modo tale che va usato un mezzo e mezzo e poi la porta in forno così si scioglie il lardo. La pasta è stata fatta con dell'acqua, della farina, un po' d'olio e sale e passata acqua, farina, olio e sale, olio e sale molto, si e si impara. Si chiama crema perché in teoria che è una crema con la calda ed è sempre che è un'esplicazione dal nome della qualità della patata. Gli ingredienti principali di questa tutta, sì, ci arrivo. Scusi, questa patata di Sirene. Ci arrivo volentieri. Ecco. Perché gli ingredienti principali di questa tutta in teoria sono solo tre. Carota, fuori e patata. La patata resina è colorata ma sotto seno lato. Come? Ma sotto seno lato. Non capisco. Sono andata da sorda pure. Sono andata in gira sotto seno lato. Durante la mia gita ho guardato dove ho cercato la farina, la granza del mulino, trovato in un'altra azienda agricola, ho trovato questa qualità di patata che si chiama patata resina. Fondamentalmente sta recentemente al Vasco, cioè una patata che esternamente è scura, diventa viola, violaceo e dentro è gialla. È gialla, la pasta della patata è gialla. La crema, fondamentalmente, non
Allora, è stata fatta Barney's Dream, tradotto di torta di carote. Il sogno di il sogno di Bud Bennett. Questa è quella torta di carote. Cioè, questo, aspetta, dobbiamo spiegare, prendi il microfono. Vuoi spiegare tutto a Bud Bennett? È un movimento che vive di carote. Allora, ha un sogno di mangiare una torta di carote. Questa voleva essere una mimosa. Che nella ricetta abbiamo aggiunto in guarnizione questo pepe rosa che dà anche una nota di colore, e la cosa importante che dà un particolare sapore al piatto è la marinatura del pollo, che viene fatta a lungo con salsa di soia, qualche aroma, e soprattutto quando è infarinata, la mistura di olio e burro in cui viene passata ne fa una piccola pellicola su cui poi il sughetto, la crema di curry, la rende omogenea. E sfoglia di limone, praticamente è un piatto abbastanza veloce, magari qua c'è la pasta, ma comunque si fa saltare un pochino d'aglio con il prezzemolo, con una dorata di lecciola e i gamberi bruciati, e poi si impiatta abbastanza velocemente. Un momento, la fai troppo facile tu, Allora, si passa la ricciola con tutte queste cose qua, ma i gamberi cosa sono, crudi, cotti? No, cotti, i gamberi sono con le corde o qualche parte. Mentre invece i gamberi sbucciati li abbiamo praticamente cotti insieme al dente, sempre al dente della pasta. Io sento un gusto diverso, che gusto c'è dentro? E poi abbiamo fatto un piatto per richiamare il giallo, eccetera, abbiamo messo un pochino di spuma di limone. Ecco, spiegaci bene questa spuma di limone. Praticamente era un caprino. Poi devo dire che sono un po' preoccupato, nel senso che visto tutti i programmi che fanno le televisioni, mi aspettavo di vedere tutti gli altri mega cucine normativa, cucina. Per fortuna sono detto qualcosa di piatti fatti bene in maniera tradizionale, da vedere e poi da mangiare, perché in genere oggi intende tutti a stare a fare, poi magari non si sa fare proprio. Comunque è una bella registrazione, spero che la imparete, perché da loro. Sì, ma loro sono i servizi, dipende da te, scusa, la vuoi fare l'anno prossimo? Certo! E allora la facciamo. Grazie signor Versace, è stato
questa devo dire. Questo è il punto di vista.